Uno degli scontri più significativi della seconda guerra d'indipendenza è sicuramente la battaglia di San Martino e Solferino. Lo scontro avviene il 24 giugno 1859 sulle colline moreniche e vede schierati da una parte l'esercito franco-sardo guidato da Napoleone III e Vittorio Emanuele II, dall'altro invece l'esercito austriaco guidato dall'imperatore Francesco Giuseppe. Ovviamente l'obiettivo della battaglia era quello per gli italiani di conquistare l'indipendenza dal dominio austriaco, che in quel momento era esteso a tutta l'Italia settentrionale. Lo scontro dura circa 14 ore e vede opporsi da una parte 150.000 uomini e 360 cannoni per gli italiani, dall'altra invece 130.000 uomini e 4.000 cannoni per gli austriaci. Dallo scontro di eserciti e dalle successive azioni politiche delle molte nazioni che 150 anni fa avevano altri nomi ed altre estensioni territoriali e formavano gli schieramenti franco-piemontese ed austriaco, derivano alcuni dei tratti fondanti della nuova Europa unita. Solferino è diventata da subito, per la sua posizione strategica, il punto nevralgico della battaglia. È stato un macello, una carneficina, già dalle prime ore dell'alba di questo inizio estate già caldo. Quindi tutta la parte destra dello schieramento, l'esercito francese di Napoleone III. In occasione dei 150 anni della battaglia di Solferino e San Martino, 24 giugno 1859, ci è stata data l'opportunità di partecipare al progetto didattico nei musei storici mantovani. Con i diversi percorsi didattici promossi dal sistema dei musei e dei beni culturali mantovani, in collaborazione con i musei della provincia, gli eventi della Seconda Guerra d'Indipendenza sono stati ripercorsi con visite tematiche, laboratori e incontri di approfondimento. Il sistema museale della provincia di Mantova ha voluto realizzare questo progetto didattico, dedicando questo progetto didattico a 8 musei del territorio, quindi un progetto didattico grande, importante, che ha visto coinvolte 30 classi che come voi si sono cimentate in 4 incontri. 30 classi tra la scuola elementare, scuola media e scuola superiore. Perché? Siamo qui oggi, io e Pierluigi, perché al termine di questo percorso didattico vogliamo raccogliere attraverso il mezzo video, questo è il motivo per cui vedete Gigi aggirarsi con la videocamera, il vostro contributo, la vostra rielaborazione. Allora, buongiorno a tutti, io sono Thomas, sono un ragazzo che
frequenta la classe quarta dell'Istituto San Giovanni Bosco di Gazzola. Ripartiamo. Allora, buongiorno a tutti, sono Thomas, sono un ragazzo che frequenta la quarta alberghiero della scuola. Raccogliendo 30 contributi di 30 classi diverse, noi andremo a costruire alla fine dell'anno scolastico un unico video documentario, film, dedicato a questo progetto didattico, che sarà fatto da tanti pezzettini presi da tutte le restituzioni di tutte le classi. Porta nel corso dell'Ottocento un po' tutte le nazionalità a prendere coscienza della propria, quella che allora definivano anche proprio vocazione nazionale e a mettere in atto il processo di unificazione nazionale. Però in Italia questa unificazione è avvenuta prevalentemente per fattori militari e diplomatici internazionali. Cioè non erano sufficienti la lingua e la cultura unitaria. Anche nel 1848, anche prima, anche quando c'erano i morti, avevamo il desiderio, i patrioti avevano il desiderio di un'Italia unita, però non si era sbloccato nulla. Solo nel 59, grazie alla Francia, l'Italia si unisce quando vengono meno quelle condizioni per la permanenza di quella millenaria, la zona cuscinetto, chiamiamola, anche se in modo improprio, di quella tutta quella fascia centrale enorme tedesca, italiana, Sacro Romano Impero, dicevamo prima, di quella zona tra l'area francese e quella austriaca. Non è un caso che a fianco dei piemontesi ci siano i francesi nel 1859. Ci sono i francesi perché vogliono indebolire il predominio austriaco in Italia. Non gli interessa subito di fare uno Stato italiano, altrimenti non si sarebbero seduti al tavolo delle trattative con l'imperatore Francesco Giuseppe della Francia. Se avessero voluto espellere del tutto l'Austria, avessero voluto che l'Italia diventasse subito unita, si sarebbero comportati diversamente. A Sua Maestà Napoleone III, Imperatore di Francia, Torino, 13 luglio 1859. Sire Illustrissimo, è col cuore colmo di delusione e di sdegno che mi accingo a scrivere a Vostra Maestà questa lettera. La notizia appena giuntami dall'armistizio da voi firmato con Sua Maestà l'Imperatore Francesco Giuseppe a Villafranca ha posto fine alla mia speranza di liberare il nord Italia dal giogo austriaco. Pur sapendo. Tra i nobili
Asolani, abbiamo Francesco Faglio, che questa è la casa dove viveva Francesco Faglio in Via Libertà. Il nobile Francesco Faglio naturalmente era contro l'Austria, così come era ormai diffusa ovunque questo odio verso il nemico, e quindi stamperà proclami mazziniani naturalmente clandestini, che è ovvio che gli austriaci non erano molto d'accordo in questa cosa. E questa che vedete qui è una cartella di prestito che possiede la famiglia, non è del museo, ed è una sorta di prestito nazionale, quindi vengono raccolti i propri soldi, perché qui Mazzini è già in esilio a Londra, ma ha bisogno naturalmente, per riuscire ad arrivare all'unità nazionale, bisogna lottare, per far quello bisogna avere delle armi, bisogna addestrarsi e quindi servono i soldi. Buongiorno a tutti, vi stavo aspettando. Sono il Cavalier Boldrini, intimo amico del deputato Finzi, l'uomo che vi condurrà per questa breve visita. Seguitemi, signori. Seguitemi. Chiederete chi sono questi due personaggi seduti agli angoli. Risponderò subito che sono fondamentali per il nostro percorso. Da un lato Cavour, primo ministro del Regno di Sardegna, e dall'altro Napoleone III, imperatore di Francia. Si deve a loro l'accordo che portò il Piemonte all'alleanza con la Francia per battere un grande nemico, l'Austria, gelosa padrona del territorio del Lombardo-Veneto. A loro la parola. E la Francia si impegna ad appoggiare l'iniziativa militare del Piemonte solo nel caso in cui siano gli austriaci per primi a dichiarare guerra. In caso contrario, qualora fossero i piemontesi, questi accordi sono da ritenersi nulli. In caso di vittoria, l'Italia conquisterà il Lombardo-Veneto, mentre diventeranno possedimenti francesi i territori di Nizza e della Savoia. Qui abbiamo un disegno di Villa Mirra che è stato il quartier generale all'inizio della battaglia degli austriaci, in particolare di Francesco Giuseppe d'Asburgo, però col volgersi degli eventi alla fine sarà il quartier generale di Napoleone III e Vittorio Emanuele II. Ecco, qui hanno cenato poi insieme Vittorio Emanuele II e Napoleone. Sopra, in effetti, vedete che ci sono le due bandiere italiana e francese incrociate perché celebrano l'avvenimento. Alla conclusione della battaglia, la sera del 24, Napoleone ha dormito qui. Ha dormito qui perché, come vi ho detto, in tutte queste stanze c'era il quartier generale, era stato posto il quartier generale. Allora, quattro nostri compagni hanno disegnato i protagonisti della seconda guerra di indipendenza. Cavour, che era il ministro del Regno di Sardegna, l'ha disegnato Marco. Vittorio Emanuele II, che era il re del Regno di Sardegna, l'ha disegnato Nicolò.
Francesco Giuseppe, imperatore dell'impero asburgico, l'ha disegnato Ali. Napoleone III, imperatore di Francia, l'ha disegnato Marco. Da questa parte invece ci sono i protagonisti, appunto, di quello che viene definito il risorgimento. Allora, all'inizio dell'Ottocento l'Italia è quasi completamente sotto il dominio austriaco. Alcuni personaggi che vedete qui rappresentati invece porteranno l'Italia ad essere appunto un'Italia unita, così come noi la conosciamo oggi. Alcuni di questi personaggi appunto sono Giuseppe Mazzini. È lui che ha questa idea appunto anche di ribellarsi al dominio austriaco. Di fianco a lui abbiamo invece Camillo Benso, conte di Cavour, ed è appunto grazie a Cavour che incomincia a delinearsi la figura, la visione dell'Italia così come noi abbiamo, con un Parlamento che noi ci portiamo sino ad oggi. Ed è appunto grazie anche a queste persone, a queste figure, che noi abbiamo un'Italia come quella di oggi. Di fianco appunto a queste figure invece abbiamo questo enorme signore con questo baffo che è Vittorio Emanuele II, appunto il re d'Italia. Nel frattempo Vittorio Emanuele II si trovava a San Martino, dove combatteva gli austriaci, comandando l'esercito piemontese. L'esercito nemico è molto numeroso e sicuramente ci sarà un grande spargimento di sangue, ma i miei uomini sanno farsi valere, perché hanno nel cuore il desiderio di liberare la nostra patria dal nemico oppressore. Qui si svolge una lotta corpo a corpo, orribile, spaventosa. Austriaci ed alleati si calpestano, si scannano sui cadaveri sanguinati, si accoppano con il calcio di fucile, si spaccano il cranio, si sventrano con le sciabole o con le baionette. Una lotta senza quartiere, un macello, un combattimento di belve furiose ed ebbre di sangue. Anche i feriti si difendono sino all'ultimo momento. Chi non ha più un'arma afferra l'avversario alla gola, dilagandogliela con i denti. Così cominciò quel giorno. Era molto fresco di mattina, faceva molto caldo. Potremmo definirla una scaramuccia, ma ripeto, poi diventò la miccia che fece esplodere l'incendio per tutta la giornata. Diario di un soldato, 24 giugno 1859. Stiamo marciando da tre notti verso Solferino. Siamo distrutti, ma il nostro grande generale ci dà la forza di andare avanti. Alle prime luci dell'alba scorgemmo delle divise bianche e blu. Capimmo che dovevamo prepararci per lo scontro. Così la battaglia cominciò. Sul lato destro di Solferino le truppe austriache ci attaccarono, ottenendo però una forte sconfitta. Durante questo combattimento sull'ala destra venimmo respinti. Nonostante tutto, vincemmo la battaglia. Tornando al Frate piemontese, indossa questo cappotto grigio-azzurro, un color carta da zucchero, diciamo. I pantaloni, prevalentemente bianchi, hanno combattuto il 24 giugno 1859 a San Martino. Noi diciamo battaglia di Solferino, ma la battaglia dovrebbe essere chiamata di Solferino e San Martino. A Solferino contro gli austriaci combattono gli alleati francesi, a San Martino ci sono i piemontesi. Invece il fante austriaco come è vestito? Il fante austriaco ha anche lui un cappotto, ma che usa più raramente. Vanno in combattimento con una giacca tre quarti bianca, molto elegante, e dei pantaloni bluastri. Invece il fante francese ha un cappotto bluastro molto più scuro degli altri cappotti degli eserciti e i pantaloni rossi. Nel cartellone abbiamo rappresentato
il soldato che bisogna menzionare sono le mostrine che servivano per, diciamo, confermavano il numero del reggimento che era anche sul cappello. Erano i combattenti sul fronte, su tutto il fronte di 20 chilometri di cui abbiamo parlato, erano circa 300.000, secondo così, i dati più recenti, 300.000, non tutte questi 300.000 entrarono in azione, però questi erano gli schieramenti, 150.000 circa gli austriaci e 150.000 circa i franco-piemontesi. Tu morirai, morire, già, già, morire. Ah, tu morirai, morire, già, già, morire. Tu vuoi bastare, non ti vedi, muori, muori. Ci sono, abbiamo parlato di imperatori, Napoleone III, c'è un re, Vittorio Emanuele, c'è, che sono alleati, c'è un imperatore, l'imperatore d'Austria, che è il nemico, ci sono gli eserciti regolari. Questo è il processo di unificazione italiana, non è vero, c'è anche altro, c'è anche altro. In Italia, oltre all'esercito sabaudo di Vittorio Emanuele II, c'è un altro esercito, è un esercito che nasce, muore, si ricompone, è un esercito anche, se volete, un po', oggi voi avete il termine, un po' anche sbarellato, nel senso che non hanno divise, non hanno uniformi, i fucili chissà se ce li danno, le divise ce le scordiamo, non si sa dove si va, l'artiglieria non esiste e le armi ce le facciamo. È un esercito di volontari, ma soprattutto questi sono stati i giovanotti più grandi di voi che hanno creduto in Garibaldi. Voi che età avete? 13 anni. I più giovani hanno 3 anni più di voi. 16 anni. I più anziani ne hanno 40, 50, dipende, perché è un esercito che unisce le generazioni. Sono studenti liceali, sono studenti universitari, sono artigiani, sono operai. È il popolo. È il popolo che attraversa anche lui questo processo, il processo di unificazione italiana. Un giovane coraggioso. Marco era un ragazzo di 15 anni che viveva con la madre e i suoi 6 fratelli. Aveva il desiderio di vedere l'Italia unita e libera dal dominio straniero e quindi un giorno decise di partire per la guerra. Partì da Parma il 6 giugno 1859 e arrivò a Mantova dopo alcuni giorni. Non conosceva quella città, ma non gli fu difficile trovare il centro di reclutamento soldati per la battaglia di Solferino. Quarto, Genova, 30 aprile 1860. Cari genitori, so che pensate che la mia partenza improvvisa sia stata una pazzia. Avete fatto tanti sacrifici per farmi studiare. So che ho lasciato certezze e affetti, voi, il mio lavoro e Ginetta, per un obiettivo incerto e lontano. Ma so che ne valsa la pena e non tornerei sui miei passi.
Mi dispiace d'avervi deluso, ma vi dovete fidare. Da troppo tempo il nostro paese è invaso dallo straniero e sotto il giogo di regnanti indegni e vili. Buongiorno, sono Mario Mazza, esperto di musica di questa scuola elementare. Alla fisarmonica Mauro Bonatti e queste sono le classi quarta e quinta della scuola elementare Ario di Nardi Solferino. Prossimo brano vi proponiamo Addio del Volontario, uno dei canti risorgimentali più importanti. Addio del Volontario. Questo è un diorama che rappresenta la fine della seconda guerra d'indipendenza di Solferino. Infatti vediamo che sulla rocca c'è la bandiera francese che simboleggia che i francesi hanno vinto contro gli austriaci. Allora, il paesaggio, diciamo, è prevalentemente formato da colline di origine morenica. Quel filare di cipressi che segue la strada e che porta al cimitero. Lì troviamo il cimitero di Solferino e vedete in quella direzione sta Castiglione delle Stiviere ed è da lì che venivano i francesi, quindi le prime due zone di Solferino investite dai francesi in avanzata furono appunto la zona del cimitero e la zona di Pozzo Catena. Prima anzi Pozzo Catena e poi il cimitero. Intorno al cimitero si combatte accanitamente tutta la mattina fino alle prime ore del pomeriggio e lì cadono numerosi soldati da una parte e dall'altra. Allora, quello che vedete è un fucile francese modello 1853 ed è stato una delle armi regine, diciamo, della battaglia di Solferino e San Martino. Su questo ugello veniva disposta una piccola capsula detonante e quando il fante tirava il grilletto il cane batteva su questa capsula detonante che metteva in contatto, provocava una piccola scintilla e metteva in contatto la scintilla con la polvere. Con una mano prendeva la cartuccia contenuta in un involucro di carta e la palla e inseriva tutto dall'alto, dalla volata della canna.
Se per esempio facessimo, avessimo una carta abbastanza abbondante, no? Io fabbrico un po' di cartucce, misurino, ecco, riempilo, pieno, se non è pieno lo batti, ecco. Adesso per chiuderlo devi usare questa tecnica. Questa è tua. La parte del leone sul campo di battaglia di Solferino San Martino la fece l'artiglieria francese. E i francesi, diversamente dagli austriaci, avevano dei cannoni da campagna rigati, tipo la Hit, che sparavano un proiettile di oltre 4 kg di peso a circa 3 km di distanza. L'ABC della guerra. Assalto. Bombe. Cannoni. Distruzione, disperazione. Esplosione. Fuoco. Generale. Ho paura. Ira. Lamenti. Morte, massacro. Non c'è scampo. Odio. Pianto, paura. Quando non si spera più. Rancore. Sangue. Tragedia. Uccidere. Violenza. Zona di conflitto. Lo spettacolo che si presentò tutti intorno all'alba del giorno 25 era spaventevole. I morti, tanto spessi che li dovevamo smuovere per piantare le tende, semisvestiti, gonfi, neri, giacevano in tutte le attitudini. Cavalli feriti si trascinavano nitrendo, altri, sventrati, ributtavano. Carriagi rovesciati, affusti fracassati, armi rotte, attrezzi, cenci sanguinolenti coprivano la campagna, che pareva tutta spruzzata di giallo per la quantità di distintivi gialli delle brigate casali. Un numero incredibile di lettere, gettate via dai predoni che avevano svaligiato gli zaini. Due fratelli, una donna di 28 anni e un uomo di 30. Tutte e due hanno osservato la battaglia di Solferino ed un anno dopo la sorella, ricordando i tristi momenti di questa battaglia, decise di riparlarne con il fratello mandandogli una lettera. Guardando questa foto ricordo quel giorno, il giorno più brutto della mia vita. Tutti quei uomini, ragazzi, caduti a terra, sembrava che dormissero e invece quell'immagine non la scorderò mai e tutte le volte che mi affaccerò alla finestra proverò quel senso di paura e di vuoto che ho sentito quel giorno. Anch'io ho provato i tuoi stessi sentimenti e ancora mi chiedo come possano gli uomini arrivare a tanto. Forse basterebbe usare il cuore per evitare tanto dolore. Ridere mattina e sera, viva, viva il tricolore!
Mantova si trova al centro della pianura padana, si trova nel punto d'incontro tra due grandi fiumi del nord, il Mincio che scende dal lago di Garda e il Po che attraversa tutta la pianura padana, quindi avere il controllo di Mantova significa anche avere il controllo dell'intera pianura padana. Tantissimi militari austriaci erano a Mantova, che era stata trasformata in una piazza forte militare che faceva parte del quadrilatero. Quadrilatero, sistema difensivo che comprendeva quattro postazioni: Mantova, Peschiera, Verona e Legnago. Detto questo, quindi si capisce il perché la nostra zona sia stato lo scenario delle più importanti guerre del Risorgimento italiano. Fare cartografia, quindi cartografare, nello specifico vuol dire disegnare su carta, come ha detto lui, infatti proprio diciamo l'etimologia della parola è quella, però nello specifico è allora una rappresentazione su una superficie piana, la carta che noi abbiamo è una superficie piana, dello spazio circostante. Allora io voglio rappresentare Solferino su una carta, è ovvio che però la realtà appunto non è piatta come la mia carta, Solferino è in collina e quindi appunto fare cartografia vuol dire questo, dicevamo, rappresentare su una superficie piana la realtà circostante. Allora, la cartografia ovviamente nella storia è sempre stata importante, perché in tutte le epoche c'è sempre stata la necessità dell'uomo di avere un minimo di rappresentazione del territorio che lo circondava. I francesi venivano esattamente da questa zona, quindi la prima parte di Solferino che si trovano ad investire è proprio la zona di Pozzo Catena. Tra la torre di San Martino e qui combattono i piemontesi, cioè gli italiani. Questa situazione interessava tutta Europa, quindi infatti della battaglia che aveva visto perdente l'Austria vennero diffuse in tutta Europa. Gli editori della casa editrice Day and Sun, decisero di fare una raccolta dei testi di battaglia del Times, cui i corrispondenti erano andati a documentare giorno per giorno cosa era successo nella battaglia, ora per ora. Abbiamo fatto la cronaca dei fatti. Cosa avevano fatto? Avevano mandato un pittore italiano, tale Carlo Bossoli, sul campo di battaglia. Quindi questo era proprio là, che rappresenta i fatti. Cosa doveva fare? Qual era il suo compito? Essere un reporter. Una volta c'erano i pittori, questi reporter, sul suo taccuino faceva gli schizzi di ciò che vedeva, delle immagini, e consegnava all'editore, e l'editore ne ricavava delle matrici. Cosa sono le matrici di stampa? Sono delle tavolette, sostanzialmente di metallo, di legno, incise con l'immagine che Bossoli gli aveva fornito, e con queste si stampava. Quindi questo editore inglese ha raccolto le stampe di Bossoli, le ha unite ai testi del Times e li ha diffusi, li ha venduti. Chi voleva poteva comprarsi questo volume e imparare i fatti della battaglia di Solferino San Martino. Allora, questo diario inizia dicendo che questo soldato si è ferito e racconta la sua storia e racconta che di fianco al suo letto c'è un soldato che parla un'altra lingua e che è colpito dal fatto che ad aiutare non ci sono infermieri ma donne e bambini,
Quindi praticamente abbiamo illustrato questo antenato della Croce Rossa. Il mio senso di solidarietà e umanità. Questo è stato il vero motivo che mi ha spinto a salvare quelle persone, perché loro sono creature di Dio e per questo vanno salvate, indipendentemente dal loro colore di divisa. Per me loro sono tutti fratelli. Questa grande battaglia di Solferino, grande perché? Perché in totale sono stati coinvolti circa 300.000 soldati da parte di entrambi gli eserciti. L'esercito austriaco era più numeroso. Pensate che in un solo pomeriggio, in quella giornata, circa 40.000 soldati feriti, circa 9.000 soldati morti. Se non immediatamente i morti in quel pomeriggio, anche nei giorni successivi, morti di stenti, di infezioni e disenteria. Allora, la sera di quella giornata, di quel 24 giugno, i contadini che vivevano in questa zona hanno cominciato a trasportare i soldati feriti nei paesi limitrofi. Castiglione in particolare ne ha accolti circa 8.000. Quindi le donne di Castiglione hanno aiutato i feriti. E con che cosa secondo voi che non c'era nulla? Con quello che avevano nel caso. Esatto, hanno tagliato le loro lenzuola per fare delle bende, hanno tagliato gli asciugamani, le tovaglie, quello che trovavano per fare le bende. E poi hanno aiutato, alleggerito, alleviato un po' le sofferenze di questi soldati con l'acqua, pulito loro le ferite. 25 giugno 1859. Anche oggi abbiamo aiutato molti feriti di tutti e due gli eserciti e li abbiamo portati nella chiesa maggiore. Molte famiglie ci hanno portato lenzuola e coperte per i soldati. Nel pomeriggio è arrivato un certo Henri Dunant che ci ha aiutato a curare i soldati. Il 25 giugno ero a Castiglione, il giorno dopo la terribile battaglia di Solferino. Ho visto le donne del paese di Castiglione aiutare tutti i feriti ammassati nelle chiese. La cosa che mi ha colpito di più è vedere queste donne aiutare indistintamente soldati austriaci, francesi, italiani, con la stessa cura che avrebbero usato con un proprio familiare. Da qui ho capito che questo deve accadere in ogni battaglia e il ferito deve sempre essere soccorso, aiutato e non deve essere lasciato morire soffrendo. Scusa Henri, ma perché dovremmo aiutare un soldato che ci ha appena sparato? Quando sarai lì vorrai anche tu qualcuno che si potrà prendere cura di te, che potrà accudirti, che potrà curarti, che potrà darti una mano, anche semplicemente, non so, consolarti, dirti che qualche tuo compagno a cui magari tieni è ancora vivo ed è lì e è stato soccorso, che magari ti dica che tornerai a casa da tua moglie, da tuo figlio, dai tuoi amici. Ecco, questo è importante che tutti la pensino così. D'accordo Dina, siamo con te. Ma come pensi che questa organizzazione possa evolversi? Come la vedi, non so, tra 100 anni? Tra 100 anni ogni Stato avrà un'organizzazione dove volontari preparati sotto il profilo medico e con strumenti adeguati potranno intervenire in caso di bisogno. Questo sarà un grande passo avanti nella nostra civiltà. Va bene, Dunan. Ma nel momento in cui noi andiamo sul campo per soccorrere i feriti, come facciamo a contraddistinguerci dagli eserciti? Qualcuno potrebbe spararci. Questa organizzazione dovrà essere riconosciuta in tutto il mondo. E insieme decideremo un segno di riconoscimento che contraddistingue i soccorsi sul campo di battaglia. Da questo momento il drappo bianco con la croce rossa accompagnerà e proteggerà ogni giorno in tutto il mondo il cammino di milioni di persone che aiutano e ricevono aiuto in situazioni drammatiche e dolorose, sia in tempo di guerra che in tempo di pace. Abbiamo fatto uno zoom su un Henri Dunant e con scritto in francese, siccome abbiamo trattato l'argomento anche in francese,
e ci sembrava opportuno farlo perché è stato un personaggio molto importante nel percorso che abbiamo fatto. Lui non fa altro che comprendere la necessità di formalizzare e strutturare quello che era un sentimento che era forte in Dunant, ma che dovrebbe essere forte in ciascuno di noi, che è il sentimento di solidarietà nei confronti del prossimo. Cioè, se non ci fosse stato lui a formalizzare questa struttura, probabilmente si sarebbe creato comunque lo stesso, perché comunque il mondo si sta civilizzando e quindi una struttura del genere sarebbe comunque nata. Però strutturandola già da allora, comunque ha fatto capire alle nazioni quanto è importante anche la singola vita di ogni persona, che prima non aveva nessun valore, perché si mandava un soldato e si diceva: questo c'è che torna, che non torna, ma non cambia niente. Io ne ho 100.000, cosa mi interessa di quello lì? Anni del movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. In questi giorni qui a Solferino ci sono migliaia di giovani che vengono dalle 186 società nazionali del movimento internazionale. Questo campo è fatto esattamente nel luogo dove si è tenuta la battaglia di Solferino, dove ci sono stati migliaia di feriti e di morti, dove Henri Dunant ha avuto l'intuizione che ha portato alla nascita della Croce Rossa. Il senso oggi di fare una cosa del genere è sicuramente ricordare quell'intuizione geniale, ricordare i 7 principi fondamentali della Croce Rossa, ma soprattutto puntare sui giovani, che sono il futuro delle società nazionali e il futuro delle nostre società civili. Sono Giada, sono una volontaria, effettuo il primo soccorso di emergenza ed urgenza su tutto il territorio della Bassa Bresciana. La motivazione che mi ha spinto a fare questo volontariato è perché in precedenza ho avuto bisogno anch'io di essere soccorsa, e come questi soccorritori mi hanno dato del bene, io stessa voglio dare alle persone che hanno bisogno. I principi, diciamo, del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, quindi sono i principi che ogni società nazionale, per essere società nazionale, deve abbracciare e a cui deve aderire, e sono tutti legati fra loro e che delineano quello che è il mandato del movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Il primo, il principio da cui poi è nata l'idea della Croce Rossa, è il principio di umanità. Abbiamo riportato i 3 simboli, la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa e il Diamante Rosso, e i principi fondamentali della Croce Rossa, che sono umanità, unità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato e universalità. Sono Laura, sono da pochi giorni nel comitato di Croce Rossa di Castiglione, in provincia di Mantova, e sono voluta entrare in questo comitato perché credo che aiutare le persone sia una cosa stupenda, non solo per chi riceve aiuto, ma anche per me, perché ricevo tante cose, soprattutto i sorrisi, perché io sono nella componente dei pionieri, quindi lavoro con i bambini, e vedere bambini malati sorridere è una cosa che riempie di gioia. Aiutatemi! Aiuto! Non mi sento più le gambe! Cosa ti è successo? Mi hanno ferito le gambe, maledizione! Se lo avessi saputo prima che sarebbe finita così, sarei rimasto a casa con i miei cari. A chi lo dici? Anch'io avrei preferito rimanere con la mia famiglia. Se riuscirò a sopravvivere a questa guerra infernale, getterò via l'uniforme e starò con mia moglie e mio figlio. E poi combattere per cosa? Perché i nostri sovrani non vogliono cedere nessun territorio per avidità. E per difenderlo sarebbero pronti a far morire migliaia e migliaia di soldati, che persone senza scrupoli. Già, ci costringono a uccidere ragazzi che come noi non hanno scelto di combattere questa guerra. Pensa, fino a qualche ora fa ti consideravo un nemico, ma adesso capisco che siamo tutti nelle stesse condizioni. Sì, forse se ci fossimo conosciuti prima ci saremmo potuti anche diventare amici. Mi sento debole. Cosa ti succede? Sto perdendo molto sangue. Aiuto, soccorreteci, il mio amico francese sta morendo. Thank you.
noi ci troviamo sul Colle dei Cipressi, sul quale oggi si trova il Memoriale della Croce Rossa. Fu inaugurato nel 1959 per il centenario di questa battaglia. E invece queste pietre che ci sono qui, pietre di marmo, vengono collocate ogni 24 giugno se ci sono dei paesi che sono nel frattempo entrati a far parte della Croce Rossa. Le pietre sono circa 180, 186 forse per l'esattezza, tutti i paesi che oggi fanno parte della Croce Rossa. Gli ultimi paesi entrati a far parte della Croce Rossa sono la Micronesia, il Kazakistan, le isole Cook, Timor Est e lo Stato di Israele, l'ultimo ad entrare nella Croce Rossa. I nostri giovani si riuniscono qui a Solferino per chiedersi e valutare quali sono le Solferino del 2000, le Solferino di tutti i giorni. C'è o non c'è contraddizione tra l'essere popolo europeo, amanti dell'unità europea, e celebrare oggi una battaglia che vide i popoli europei, gli uomini d'Europa, scontrarsi con perdite di vite umane incredibili? La mia risposta è: non c'è nessuna contraddizione. Allora sì, videro su fronti opposti i soldati d'Europa, ma io credo che noi dobbiamo sapere e ricordare che anche da quelle battaglie, da quelle contrapposizioni, da quegli ideali altissimi che oggi sembrano incomprensibili probabilmente a qualcuno, non a tutti ma a qualcuno, ma da quegli ideali altissimi nacquero gli stati nazionali che oggi possono dar vita all'Europa. Qualcosa di emblematico, qualcosa di simbolico, ma non simbolico di professione. Il fondatore della società Solferino San Martino, che prima senatore del Regno di Sardegna, poi del Regno d'Italia, venne a visitare i luoghi della battaglia e si accorse che i caduti erano stati sepolti in fretta, in fosse comuni, dai contadini della zona e messi così alla rinfusa tutti insieme. Spesso le loro ossa riaffioravano in occasione di temporali o anche dei lavori agricoli, per cui le zappe dei contadini spesso ritrovavano delle ossa. Quindi la sua prima idea fu quella di dare una degna sepoltura a questi caduti. La riflessione che vogliamo è una riflessione vostra personale che viene dallo studio di questo periodo storico, per cui niente interrogazioni, niente relazioni, la vostra considerazione. Secondo me questa battaglia, anche se è stata sanguinosa, è stata importante per scacciare lo straniero dal nostro paese e creare una nuova nazione che poi sarà la nazione che durerà per sempre, che è l'Italia. Allora, io vengo dall'Albania, è un paese in cui si sente di più lo spirito patriota. Comunque una volta il sentimento patriottico secondo me era più forte, si sentiva ancora di più l'idea di nazione, l'idea di Italia. In Italia secondo me si sente meno lo spirito patriota, in quanto gli italiani non hanno, per fortuna, non hanno vissuto la nostra situazione. Un caso emblematico può essere la celebrazione del 150° anniversario della battaglia di Solferino, avvenuto nel 2009. Se ricordiamo che all'epoca del 100° anniversario, quindi nel 1959, alla celebrazione avevano preso parte il presidente francese Charles de Gaulle e il presidente italiano Giovanni Gronchi, mentre nel 2009 né il presidente francese Sarkozy né il presidente italiano Napolitano hanno preso parte alle celebrazioni. Quindi l'importanza e il sentimento legato a questi eventi sembra che stia piano piano svanendo. Vi ringrazio per
la restituzione di oggi. Spero anche che questo progetto didattico, oltre a risultare utile per conoscere la storia in maniera magari un po' diversa da come siete abituati a farla sui libri di scuola, sia stata l'occasione anche per conoscere qualche museo del nostro territorio, per essere più consapevoli di un pezzettino di storia che ci riguarda, anche se sono passati 150 anni, e spero anche che sia stata un'esperienza tutto sommato positiva per voi. Le ossa dei soldati ci ricordano di lottare sempre per i nostri ideali. Le date non sono perdite di tempo. Ci ricordano chi siamo stati e ci dicono chi saremo. Visitare l'ossario, salire sulla torre di Solferino, ci dice che l'Italia non esisteva e che oggi esiste. È bello pensare che in quel lontano 1859 nasceva l'idea di aiutare i soldati feriti, di qualsiasi nazionalità essi fossero. Non è sufficiente durante i mondiali di calcio mettersi la mano sul cuore e cantare l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Bisogna lavorare insieme per sentirsi veramente italiani. Non so se mi sento italiano. So che vedere tutte quelle ossa insieme mi ha fatto pensare. E io cosa sto facendo per la mia patria?